a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo il video per quanto riguarda i miei regali di compleanno. Non ho scritto così perché ho scritto direttamente forse per il Black Friday e tutto, perché veramente l'ho ricevuti in quel periodo, quindi sono quelli. Ringrazio tantissimo le persone che mi hanno fatto gli auguri, sia su Facebook che su Instagram che nei messaggi privati. Ringrazio tantissimo la mia famiglia e i miei figli perché sono l'amore della mia vita. Andiamo avanti. Allora, vi faccio vedere chi mi ha fatto il regalo e vi dico anche chi perché sono pochi. Ci sono anche i soldi, ma quelli li lasciamo a parte perché farveli vedere. Allora, primo regalo che ho ricevuto è questo profumo di Deborah. Questo l'ho ricevuto dalle mie pupette, dai miei amori, quindi mia nipote Brunella, suo marito e le mie pupe e Salvo che è il mio figlioccio. Quindi saluto a tutti, un grosso bacio. Sono i miei amori. Ovviamente io e mia nipote Brunella facciamo il compleanno nello stesso giorno, solo io ne ho fatti 24, lei 30. Quando gliel'ho detta alla mia pupetta, mi ha detto: "No, zia, tu sei più grande della mamma." "No, no, io mi gli ho detto. No, no, io ne ho 24, la mamma ne ha 30, la mamma è più grande di me." E mi dice: "Non mi sembra." Bambini, la bocca della verità. Comunque, il profumo è questo. Io di solito non capisco niente di profumo e tutto, ma a me è piaciuto tanto. La boccettina è così ed è bellissima. Questa la tengo qua sopra, ovviamente. Il profumo mi piace, è bello fresco, tipo, non lo so, di freschezza, mi dà quella sensazione di freschezza. Bello, mi piace perché è bello fresco fresco. E c'era anche la, credo sia una crema, no, è un doccia, ma che profumo, è un doccia schiuma, sempre ovviamente con la stessa profumazione del profumo. Molto molto bello. Ovviamente già li ho ringraziati tantissimo e lo continuo a fare perché veramente sono rimasta a bocca aperta. No, veramente mi piacciono, specialmente quando pensano il regalo da farti, quindi è bello. Un altro regalo che ho ricevuto, allora io prometto, non amo i fiori, non mi piacciono i fiori, nel senso che non mi piace che mi regalino i fiori, perché la sensazione dei fiori è che quel fiore deve morire e non mi piace, va bene? Ci siamo? Non mi piace. Però a me piacciono i girasoli, già vi avevo fatto anche un video per quanto riguarda questa cosa e la mia migliore amica tramite una ragazza mi ha fatto fare questi girasoli. Ed è bellissimo, veramente bellissimo. E non mi ricordo com'è che si chiama, in caso vi farò scrivere da lei stessa, visto che li monta lei i video, vi farò scrivere da lei stessa come si chiama proprio questo tipo di panno, che sarebbe il panno che io ho anche nel tavolo, che vi ho fatto vedere anche in un video acquisti dove io l'ho comprato tutto glitterato. E lei fa queste, cioè questa ragazza fa questi oggettini qua e sono uno più bello dell'altro. Io ho visto che a sua sorella aveva fatto le rose e questa ragazza si chiama Chiara Licata che fa queste cose e devo dire che se dovete fare un regalo particolare questo è pazzesco ed è bellissimo, veramente complimenti complimenti Chiara, ovviamente grazie alla mia migliore amica perché me li ha regalati, sono bellissimi. Poi andiamo a un regalo inaspettato ma che avevo preordinato. Ed è questo calendario dell'avvento acquistato, non mi ricordo ora dov'è che lei l'ha preso, e questo me l'ha regalato Laura della Cucina del Cuore. Io le avevo preordinato questo calendario, lei non me l'ha fatto arrivare perché e poi mi ha detto: "No, Stefania, ti sto regalando una cosa." E sua sorella mi ha portato questo calendario proprio il giorno del mio compleanno, quindi io la ringrazio tantissimo. Lei sa che sono appassionata di calendari dell'avvento e avevo ordinato alcuni calendari dalla Germania e quindi mi ha mandato questo. Se volete vedere lo spacchettamento di questo calendario, io giorno per giorno li metto sia su Instagram che su TikTok. Ovviamente di questo devo recuperare tutti i vari giorni. Quindi farò sempre quegli spaccattamenti, però li metterò nei vari giorni. Poi
Andiamo avanti e vi faccio vedere cosa mi ha regalato la fidanzata di mio figlio Martina, che mando un bacio, gioia mia, e mio figlio Carmelo, ovviamente, con la complicità sempre di mia comare Kid. È andata ad adocchiare la mia wishlist su Sephora. Anzi, vi volevo dire una cosa: io avevo fatto un acquisto per quanto riguarda Sephora, ma non c'è nella mia applicazione. Primo, poi avevo la wishlist con tutti i prodotti che io volevo acquistare per il Black Friday, che però non ho acquistato. E in tempo di 2-3 secondi il mio carrello era svuotato. Anzi, non era il mio carrello, era la wishlist direttamente di Sephora, era vuota. Sapete dirmi cosa è successo? Qualcuno si è preso i miei prodotti? Comunque, è una cosa strana. Comunque, cosa mi ha regalato la fidanzata di mio figlio? Mi ha regalato il duo di Natasha Denona, che lo cercavo tra cieli e monti. Niente, noi tutte le volte che siamo stati da Sephora non avevano più questo prodotto. No, signora, non ce l'abbiamo più, no, l'abbiamo finito, ci abbiamo solo il tester di qua e di là. Niente, io volevo questo prodotto e non c'era. Fortunatamente, quando ci sono andati loro, me l'hanno portato. Ed è questo. Ve lo faccio vedere, però voi non invidiatemi, vi prego. Il prodottino è questo. Bello, 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 bello. Mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Lei si è sentita in disagio a prendermi una cosa così piccola e io gli ho detto: vieni, gioia. L'ho fatta entrare nella mia makeup room. Gli ho fatto vedere qui l'esposizione che ho delle mini taglie. Lei mi ha detto: ah, ora capisco. Infatti, piacciono tantissimo. Gli ho detto. Poi andiamo ai miei genitori. I miei genitori mi hanno fatto una sorpresa perché mi hanno fatto la torta. Infatti vi metterò la foto della torta che mi hanno fatto tutte e due. E poi mio padre, sapete tutti che ha una passione per quanto riguarda i quadri, perché lui dipinge tantissimo, e lui mi ha fatto un quadro e mi ha detto che questa persona nel quadro mi rappresenta, perché rappresenta una ragazza di 40 anni, una donna di 40 anni. E quindi questo è il regalo di mio padre. Ed è bellissimo, ovviamente. Se ho la possibilità, vi faccio vedere anche il quadro che ha fatto a mia nipote, che come vi ho detto poco fa, fa il compleanno quando lo faccio io, quindi il 9 dicembre. E vi faccio vedere il quadro che ha fatto lei, che è bellissimo anche quello. Comunque, questo è il quadro, mi piace tantissimo. Sta facendo un sacco di quadri. Adesso ho messo Pippo 80, perché ovviamente ha fatto 80 anni e quindi mette la sua data. L'età, diciamo, per quanto fa il quadro, ed è molto molto bello. Sono molto contenta che ha ripreso a dipingere. Sapete tutti che l'anno scorso gli ho regalato il set per dipingere tutto, e lui ha ripreso a dipingere, ha fatto tantissimi quadri, li ha anche regalati a alcuni nipoti, zii, eccetera eccetera, e quindi siamo rimasti molto molto contenti. Ovviamente con i soldi regalati io già li avevo. Io, siccome prevedo il futuro, avevo già previsto questi soldi che ricevevo e ce li avevo spesi, in poche parole. Ho fatto l'ordine quando c'è stato l'11-11, se non mi sbaglio, ora non mi ricordo bene, perché da novembre che sono messi qua dentro, prima del Black Friday che sono messi qua dentro. Non li ho voluti utilizzare e prendere perché ho detto: vabbè, faccio un unico video, se no me li dimentico. Allora, vabbè, mi hanno messo dei campioncini, che dire, sciocchi e dire tanto. Allora, la prima cosa che ho preso è il pennello di Rare Beauty, è la marca di Selena Gomez, non mi ricordo comunque lei. E ho preso il pennello perché sentivo parlare benissimo tante youtuber che per applicare il fondotinta era ottimo, e quindi l'ho voluto prendere. Il pennello in questione è questo. Ha una forma un po' particolare, tipo a goccia, ed è molto molto bello. Le setole non sono fitte fitte, ma nemmeno, diciamo, leggere. Anzi, io direi che sono un po' più fitte del normale. Vabbè, sì, ho pennelli più fitti, però mi sembra anche buono per quanto riguarda il fondotinta. E loro dicono che la stesura del fondotinta debba venire ottima perché ci fa entrare in tutte le parti per quanto riguarda. E
mi piaceva anche la forma che ha, tutta bella sagomata. Quindi ho detto prezzo basso, lo prendo. Poi nella mia wishlist, perché per quest'anno, sinceramente, avendo fatto altri ordini su Cosmetics for Less per quanto riguarda le Princess, ho pensato di non fare altri acquisti di make-up, ma di prendere soltanto le due cose che mi incuriosivano tantissimo. E così ho fatto. Però prima di quelle due cose vi faccio vedere le altre due cose che ho preso. Allora, qui mi hanno dato un buono di 25 euro, non lo so che cos'era, e poi vi faccio vedere le cose che ho scelto. Allora, sempre per la solita situazione, guardi video, chi ti piace, chi non ti piace, eccetera, eccetera, ho visto che nominavano spesso il correttore di Anastasia. Io, siccome sono come San Tommaso, non so se si vede, e quindi ero molto curiosa e volevo vedere se questo correttore era buono oppure no. E quindi l'ho voluto prendere. Ho preso il Magic Touch Concealer nella colorazione numero 4. C'è una ragazza che ogni volta parla in italiano, però quando dice le cose in inglese fa yes, yeah. A me fa morire perché ti dice tipo i prodotti tipo che so, concealer, no? Io lo leggo concealer e lei dice concealer. E io molta, lei parla io. Mi fa morire. Però la guardo perché è una makeup artist molto molto brava. Il tubetto del correttore è così, mi piace molto. L'ho swatchato ovviamente quando mi è arrivato. Ha un pennellone enorme che è questo qua. E sinceramente non l'ho provato, credo che la colorazione sia giusta. Ovviamente poi vi farò sapere utilizzandolo. E questa è la colorazione numero 4. Poi ero molto curiosa ogni volta perché vedevo molto spesso le ragazze americane, perché quelle italiane sinceramente vedo pochi make-up. Su YouTube vedevo queste ragazze americane che utilizzavano questi blush e mi piaceva tantissimo il pack. Sapete tutti che a me piace anche i pack tipo dark, stile gotico, mi piacciono tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Sto parlando del blush di Kat Von D, perché io stavo per dire KVD Beauty, invece qui c'è scritto Kat Von D, quindi è ancora il blush di Kat Von D con il pack vecchio. Bellissimo, veramente stupendo. La colorazione è Rosebud. Si legge Rosebud. Colorazione Rosebud. E il pack è questo, cioè ditemi voi se non dovete acquistare questo blush solo per il pack. Poi se vi piace, ma io lo acquisterei solo per il pack. È bellissimo, bellissimo. E questo è il colore. Ora ditemi voi se non, io non dovevo prendere questo colore. Cioè, dai, avanti, ammucchiamo. Sempre in siciliano. Comunque, questo è il blush. Bellissimo, stupendo, mi piace tantissimo. E darò un'occhiata poi per i sconti quando ci saranno a gennaio e se abbiamo i soldi se i piccioli ce l'abbiamo di prendere altre cose. Allora, le due cose che io volevo per il Black Friday che poi l'ho presi al 25%, quindi io mi ricordo che l'anno scorso queste marche erano messe sempre al 25%, quindi ho detto li prendo ora, tanto o li prendo ora o li prendo dopo, che cosa mi cambiano, mi cambiava perché i soldi poi non c'erano più. E quindi ho preso queste due. Ovviamente sto parlando delle ultime due palette uscite, sia per quanto riguarda la Denona, sia per quanto riguarda la Udona. E sono queste. Allora, ho preso la Natasha Denona Retro Palette. Questa ovviamente è uscita prima, ma sapete tutti che io ho un amore spassionato per quanto riguarda la Denona e sto collezionando le sue palette. Piano piano mi manca quella rosa che mi piace tanto, ma qui non c'è. Il pack è questo, che è un rosa antico bellissimo. Ovviamente avevo già visto se era scheggiata, rotta, eccetera. Assolutamente no, è arrivata intatta. E questi sono i prodotti. Ora voi, gli ombretti, scusate, ditemi se non è una palette che mi può piacere. Ditemi, va, che vi ascolto. Sì, ditemi. Allora, voglio provare questo. Ma va, questo.
Ma va. Questo. E dai. E poi questo qui. Cioè, ditemi se. Scusate che chiudo. Ditemi se non sono dei colori scriventissimi. Cioè, bellissimi. Molto, molto belli. Ok, ci siamo, siamo connessi. Sono degli ombretti veramente ottimi. Io mi sono trovata bene con le altre palettine, quindi ho fatto bene ad acquistare anche lei. Quella rosa mi manca, che vorrei prendere se ho la possibilità e la portano qui in Sicilia, la prendo. Nemmeno sul sito, perché sul sito non la potete acquistare e se io scrivo lo store più vicino è a Milano. Con l'aereo ci posso arrivare, un volo. Poi, l'altra palette che volevo prendere assolutamente è la Rose Quartz di Huda Beauty. Non ho preso la Nauti quando fu perché non mi piacevano tantissimo quei colori, ma questa mi ha colpito subito e quindi l'ho voluta prendere. Sapete quando vi trovate tipo questo amore a prima vista? Ecco, io mi sono trovata e l'ho voluto prendere. L'altro prodotto che volevo prendere era quello per fare le lentiggini di Nabla, ma quando ho fatto l'ordine, nisba. E quindi niente, questa è la palettina, bellissima, cioè dai, stupenda, mi piace tantissimo. E vi faccio vedere, cioè è bellissima. E questi sono i colori. Ditemi voi se non sono dei colori stupendi, stupendi, cioè uno specchio grandissimo. Bello, bello lo specchio. Andiamo a provare gli ombretti. Questo, voglio provare questo. Marone! Questo qua. Aspettate, questo qua. No, quello mi sa che farà una cosa chiara. Questo qua scuro. Questo mi piace come accoppiato. Infatti, questi, cioè. Ciao! Ciao bimbi, guarda. Questi due, accoppiata vincente, devo fare un make-up assolutamente. Questo come sfumatura, belli, belli, troppo belli. Stupendi. Dai, ma sono bellissime. Cioè, no, 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 no. Ho fatto benissimo a prendere queste palette. Io adoro questa tipologia di palette, già sapevo che mi piaceva perché avevo visto altri video. Io infatti non sono stata una delle prime ad acquistarle perché sinceramente quando il prezzo è abbastanza alto cerco sempre di vedere prima alcuni video e poi scegliere se acquistarlo o meno. E di questo ero insicura, sia di quella della Denona che di Huda Beauty, perché pensavo se è uguale alle altre che io già ho, siccome spesso vedo che fanno delle comparazioni, acquistano palettine proprio per vedere la comparazione, io ho detto aspetta, non spingere nessuno, vedi se sono dei dupe di varie palettine e poi vai avanti. E ho azzeccato in pieno. Quindi ottimo, ottima scelta. Niente ragazzi, allora questo è tutto per quanto riguarda i miei regali di compleanno, sia per il Black Friday, per Cyber Monday e tutto il resto della combriccola. Non ho preso altro perché sinceramente avevo già fatto un ordine sul sito di DM tedesco che mi è arrivato il pacco tramite ovviamente la mia migliore amica, ve lo dico perché la mia migliore amica abita in Germania, il pacco è arrivato da lei e poi lei me l'ha mandato. Poi ho fatto un ordine su Cosmetic for Less. Per quanto riguarda le Princess Disney, e poi ho fatto un ordine su Yves Rocher prendendo il calendario dell'avvento e altri prodottini che mi interessavano. E quindi questo è tutto. Ovviamente ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io ovviamente vi aspetto giù nei commenti per vedere insieme se vi sono piaciuti i miei regali oppure no. Mettete ovviamente un pollice in su soltanto per il quadro di mio padre. Perché veramente è bellissimo. Io ho ricevuto bellissimi regali e soprattutto tanto affetto, quindi è la cosa che mi interessa di più. Io
Io ho già tante cose e quindi sono rimasta contenta del mio compleanno. E niente, che dirvi di più? Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!